i cantieri stanno crollando ed è una problematica e la carnevalesca non ce la fa a sopperire alle spese di una manutenzione neanche ordinaria, quindi mi auguro solo che piano piano qualche cosa cambi e si possa tornare a entrare nei cantieri con serenità. Dalla loro costruzione nel lontano 2005 ad oggi, i capannoni dei carri allegorici del Carnevale di Fano non hanno mai visto una manutenzione straordinaria. Continuano le lamentele di carristi e direttivo della Carnevalesca per lo stato in cui versano le strutture di uno degli eventi più importanti della città, ma che si acconta di alcuni, ormai sembra non sia più così da molto tempo. Ad oggi la situazione non è cambiata, come ci afferma la presidente Giammarioli. Portoni, l'acqua che entra dai tetti, che va nelle parti elettriche, quindi fa saltare l'impianto elettrico. Insomma, i capannoni hanno ovviamente delle problematiche di cui abbiamo già parlato. Poi durante il carnevale il nostro operatore entra, apre il cancello questo d'ingresso e gli crolla. Per fortuna non gli crolla addosso e io ovviamente subito avviso il comune, ho telefonato, delle foto che ho mandato tramite WhatsApp e poi ovviamente una lettera ufficiale. Mi arriva una lettera di risposta qualche giorno fa dicendo che in base alla convenzione tra Carnevalesca e comune, questa è ordinaria amministrazione, dobbiamo pagare noi la riparazione del cancello. Questa cosa mi ha fatto male non solo umanamente, perché dico magari sentiamoci, no, non siamo a Milano, siamo a Fano. Mi vedo arrivare questa lettera dove, cioè, facciamo fatica a fare l'evento carnevale, mi chiedi di pagare anche fosse che è ordinaria amministrazione, ma come facciamo a pagare? Noi siamo il carnevale meno finanziato dal pubblico di tutta Italia. Quando nel 2022 il governo tolse i fondi per i carnevali storici a Carnevali Fatti e a noi quindi venne meno 50.000 euro, ne parlammo al tempo, gli altri carnevali sono stati risarciti, noi no. Io questi 50.000 euro come li copriamo? Non riusciremo mai a coprirli perché non c'è possibilità. Visto la mancanza del cancello, le incursioni da parte di estranei non si sono fatte attendere, tanto che nel terzo capannone lato mare alcuni malintenzionati hanno sfondato il vetro della porta d'ingresso. Sono entrati e hanno rotto un vetro di una porta, quindi altre spese, perché sono vetri ovviamente antisfondamento e che quindi hanno dei costi. Io non voglio fare polemiche, adesso c'è questa amministrazione, parlo con questa, in futuro ce ne sarà un'altra, parlerò con chi arriverà, ma i cantieri stanno crollando. E per fortuna che gli hangar sono soltanto tre. Inizialmente il progetto prevedeva 5 capannoni più un museo e sede della Carnevalesca, una vera e propria cittadella del carnevale, ma che, come tutte le cose, non ha mai visto la luce, finendo nel dimenticatoio. Oggi questo numero, ovvero 3 capannoni, ha portato i carristi a lavorare in poco spazio, visto che contengono al loro interno circa 13 carri tra prima e seconda categoria. E se a questo ci aggiungiamo pure la mancata e scarsa manutenzione straordinaria da parte del comune, che ricordiamo è proprietaria delle strutture, la rassegnazione è ormai tanta. Il cuore del carnevale sono i carri e sono i capannoni. Questo, dove siete oggi, è il cuore pulsante del carnevale di Fano. E se le condizioni sono queste, capite che lo stato di salute non è buono. Bisogna che un'amministrazione vincente abbia il coraggio di decidere su cosa investire, su cosa deve essere la città di Fano. Se Fano è la città del carnevale, c'è bisogno di un maggiore investimento per tenere almeno in uno stato decoroso i capannoni, fare manutenzione e cercare di preservare quello che è il lavoro dei maestri carristi e il futuro del nostro carnevale. È arrivato il momento forse di finire con le pacche sulle spalle durante la manifestazione, a dire ai carristi quanto sono belli i carri o all'organizzazione quanto siete stati bravi ad organizzare. E ora forse dei fatti, anche perché noi dell'ente carnevalesca, presidente, vicepresidente, direttivo, per quanto volontari passiamo, oggi ci siamo, domani non ci siamo più. La stessa cosa l'amministrazione, mentre i maestri carristi e il carnevale di Fano resteranno per sempre, quindi un occhio di riguardo ci vuole anche per loro. E quindi a questo punto la domanda è: Fano è la città del carnevale per l'amministrazione, sì o no?